Quando non sai cosa fare, agisci. Mi sono reso conto che molte volte non prendiamo delle decisioni, non perché non siamo motivati, ma perché proprio noi crediamo di dover capire tutto prima di iniziare. Non sto dicendo che bisogna alzarsi la mattina e fare le cose così senza nessuna minima visione o idea della direzione verso la quale si vuole andare, ma allo stesso tempo è impossibile cercare di mettersi in gioco, mettersi in discussione tramite un ragionamento. Non posso sempre pensare di dover avere tutto chiaro, perché chiaro non è niente a volte. Quando io sono andato a New York, non pensavo a come trasformare la mia passione per fare e creare contenuti video in un lavoro, perché in fondo c'era qualcosa che mi tratteneva, dicevo, ah sì, se poi cominci a fare questo, però che senso ha, cioè dove ti porta? Poi con il primo stipendio che ebbi facendo un altro lavoro, mi comprai la mia prima camera, però io per un anno o anche più, quella camera la usai ben poco. Sì, ogni tanto andavo a scattare delle foto al parco, facevo qualcosa con il mio coinquilino americano che anche lui era appassionato di queste cose, però non mi stavo impegnando concretamente, stavo tenendo tutta questa mia voglia di creatività nascosta. Non avevo idea di quale storia volessi scrivere, proprio non riuscivo a trovare la motivazione per sedermi e scrivere una sceneggiatura, mi sembrava tutto molto complesso. Allora poi ho visto un video creato dal fondatore di Humans of New York. Just work, you know? Don't wait. Everybody's waiting until they have the perfect idea to start working. Questo ragazzo che, trasferendosi a New York dal sud degli Stati Uniti, lasciò la sua carriera nell'ambito della finanza per fare qualcosa di artistico. Divenne famosissimo semplicemente facendo degli scatti di ritratto a delle persone che incontrava per la strada a New York e facendosi narrare da loro la storia, qualcosa di intimo. Just even if you have kind of an inkling of what you want to do, start moving towards it. Dopo aver visto quel video, io mi sono detto: adesso basta, sono stufo, io prendo quella telecamera, ho scritto a due mie amiche che abitavano a New York: ti va di vederci per un'oretta, ti faccio qualche domanda, voglio testare la mia nuova camera, magari poi può venirne fuori qualcosa, non lo so. Non sapevo esattamente nulla di quello che stavo per fare, però ho acceso quella f*** telecamera, le ho fatto delle domande, ho messo tutto insieme e ne è venuto fuori un piccolo corto di 5 minuti. Un anno dopo, ho aspettato un anno, ho mandato quel corto ad alcuni festival e questo corto ha vinto 3 premi. If you wait to get until it's perfect in your head before you get off the couch and start working on it, that's never gonna happen. Se io avessi dovuto aspettare di avere le idee chiare su quello che dovevo fare, non avrei vinto quei 3 premi. Quel corto non sarebbe stato sul mio sito web, non sarebbe stato visto da associazioni e aziende per le quali adesso lavoro e ho potuto lavorare nel corso degli anni. Non ha neanche vinto dei premi subito, perché ho aspettato un altro anno prima di mandarlo a dei festival. Se io non esco da questo perfezionismo che mi tiene inchiodato alle mie insicurezze e mi impedisce di buttarmi, di uscire fuori dalla mia comfort zone, è difficile che io possa capire che cosa significa veramente vivere. In quelle settimane non potevo fare altro che pensare al fondatore di Humans of New York, Brent Stanton, e di quanto le sue parole in quel video furono quelle che mi permisero di cambiare, di cominciare a fare. Un martedì qualunque di una giornata piovosa a New York, prendo il treno per andare al lavoro. E indovinate chi c'era su quel treno? Lui. Sì, lui. Brandon Stanton, il fondatore di Humans of New York. Quante persone vivono a New York? Milioni. Quali erano le probabilità
che io in quelle settimane dovessi andare a incontrare questo ragazzo sul mio stesso vagone. Non dico sullo stesso treno, ma sullo stesso vagone. Mi avvicinai e dissi: ammiro molto il tuo lavoro. Ah, in realtà sto lavorando a una serie, a un progetto in cui voglio narrare tramite video quello che tu fai tramite le foto. Lui sorrise e mi disse: sai che sto proprio per andare a incontrarmi con un editor, un montatore che mi sta aiutando a mettere insieme i video che stiamo realizzando perché noi stiamo facendo proprio questo progetto. Infatti di lì a poco uscirà la serie di Humans of New York con i video. Scesi da quel treno e non riuscii a trattenere le lacrime. E ancora oggi penso sempre a quel giorno, per la forza che mi ha dato, per la conferma che mi ha dato. Se tu guardi alla tua storia e cerchi di capire le cose che ti hanno fatto battere il cuore, tu poi sai quello che devi fare, lo sai. Quando mi chiedo se tutto quello che faccio abbia senso, io mi guardo indietro, guardo la mia storia per trovare questi segni, queste speranze, questi semi nascosti che mi dicono sì, continua. Come mi aveva detto questa persona tempo fa, la differenza che c'è tra un artista o un professionista in generale e uno che fa qualcosa come hobby è che quello che lo fa come hobby lo fa perché lo vuole fare, quello che lo fa come professione lo fa perché lo deve fare. In altre parole, se tu sai dentro di te che quella cosa, una cosa che se non la fai non ci dormi la notte, tu la devi fare. Poi il progetto su New York non è andato più in porto. Non sono riuscito a trovare i fondi per poterlo fare. Ho capito che non riuscivo a sostenere il mio lavoro quotidiano con questo progetto senza che venisse finanziato da qualcuno. E quindi lo misi da parte. Ma non misi da parte la mia passione per la creazione di video. Bene ragazzi, se vi è piaciuto questo video datemi un mi piace e iscrivetevi al canale come modo per supportarmi, così che io posso fare altri contenuti dove cerco di condividere con voi quello che è stato ed è il mio percorso, sperando che magari possa essere di ispirazione o di consolazione o di motivazione per chi è stanco di stare fermo a pensare e vuole fare.